Buongiorno amici, oggi farò una bella cosa calda che è di stagione e fa bene perché le giornate sono fredde, un po' umide, oggi piove, ieri pure, quindi faremo una cosa che aiuta a coccolare il nostro stomaco. Vi farò vedere gli ingredienti della ricetta e andiamo subito a zucca al sapore di arachidi, praticamente un sapore un po' nocciolato, chiamiamolo così, tradotto, dell'aceto di mele, porro, carote, cipolle, sedano, mela, burro, poi ci vorrà un po' di panna senza zucchero alla fine o panna da cucina, sale e pepe e andiamo per prima cosa a sotto. Adesso me la taglio un po' più a pezzetti così vado più comodo. Questa zucca ha solo un po' di semini ma veramente pochissimi, giusto alla fine, sopra non ne ha. Dunque la svuoto dei semini, la sbuccio e la taglio a pezzetti insieme a tutte le altre, a tutti gli altri. Adesso un pezzetto di burro, 10 grammi circa, e un po' di olio di oliva, e farò rosolare a fuoco dolce tutti i miei ingredienti della zucca, tutto insieme. Poi metterò del brodo per farla cuocere sempre dolcemente. Poi l'aggiusteremo di sale, pepe, ci aggiungerò l'aceto e un po' di noce. Facciamo rosolare. Lascio insaporire il tutto per almeno 5 minuti. Ho messo il sale, pepe e un quarto di cucchiaino di noce moscata e ora spegniamo il tutto con del brodo caldo, 300 ml circa, e faccio cuocere sin quando tutta la verdura è bella morbida, cotta. E poi faccio cuocere a fuoco lento. Ho aggiunto un cucchiaio di aceto di mele, adesso faccio bollire un altro po', ma è quasi tutto cotto, e poi la passeremo col frullatore a immersione e faremo la purea. L'ho frullata nel frullatore, adesso ci ho messo due cucchiai di panna senza zucchero, oppure potete mettere la panna da cucina. Ora il piatto e degusto. Ci ho messo una manciata di noci un po' tostati, tantissimi like, mi farà piacere. Io
mi degusto questa spelata che veramente scende come un velluto. Grazie di essere stati con me.